mi lasci solo finire. In questo paese un registro dei patrimoni, una anagrafe dei patrimoni non esiste. Non è, bisogna crearlo. In Francia lei sa che esiste una patrimoniale, ma perché è facile, relativamente facile per il governo sapere che cosa possiede lei, non di reddito, perché il reddito è quello che sappiamo, ma di patrimonio. In Italia ricostruire il patrimonio delle persone è molto difficile, perché ci sono scatole, scatoline, scatolone, ci sono cose che stanno all'estero che non sono facilmente riconducibili. Tutto questo fa sì che se noi avessimo detto facciamo la patrimoniale, magari ci trovavamo con un gettito inferiore a quello che prendiamo dall'IMU. Lei dice ma l'IMU c'è anche sulla prima casa e quindi tocca anche i poveri. E allora lì vale, e lei non lo riconoscerà, però io lo devo dire, il fatto che questo governo, che non è un governo politico, e io ribadisco che non mi presento alle elezioni e considero il mio mandato un mandato tecnico, lei dice che ho già fatto sufficientemente sufficiente danno, ma insomma... Non c'è dubbio. Allora... Lei mi interpreta perfettamente. Sì, infatti la capisco bene. Allora, voglio dire che quindi il nostro mandato era quello di restituire al paese una sua credibilità, perché se no succedeva la crisi finanziaria. Questo ci avete spiegato in tutte le maniere. Questo è inteso però che il governo sta facendo la cosa più semplice. È un governo insomma che dice di essere così bravo, poi alla fine sceglie no, come... Non diciamo che vuole salvare il mondo, poi alla fine la scelta che fa è quella più semplice, beh, questo insomma francamente mi pare deludente. Almeno dal mio punto di vista, no, perché un governo se è un governo di un paese sviluppato, eccetera, fa la scelta più giusta, non la più semplice. C'è una bella differenza. Efficace. È quella che, guardi. Se quella è più efficace di mandare a lavorare i bambini, mandiamo a lavorare i bambini. No. È efficace un po' poco. Ci sono principi dai quali non si può derogare. Ho capito, insomma, quindi, era ovviamente per estremizzare, ecco, sì. Certo. No, ma voglio dire che nel momento in cui il governo è entrato in carica il 16 novembre, bisognava salvare il paese dalla crisi finanziaria. Questo può essere che lei lo creda o non lo creda. No, io lo credo. Però vedo che le misure non vanno in quel senso, perché se il problema è la speculazione finanziaria, mica potete prendervela con i lavoratori perché non c'entra niente. Capito? Ci sono problemi che hanno una natura e voi combattete con scelte che non hanno niente a che fare con quella natura, per cui non risolveremo mai il problema. Infatti continuate a dirci che bisogna intervenire, bisogna fare, bisogna rifare. C'era lo spread da combattere, alla fine l'unica misura per combattere lo spread è stata quella di dire che forse la Banca Centrale Europea compra il debito degli stati. Ecco, Ma posso dire una cosa? Ecco, lei ha detto, è arrivato al punto giusto, ha detto che c'è stata la misura della BCE. Ma lei sa bene che la BCE non sarebbe arrivata a quella misura se il paese, quindi vuol dire noi, non avessimo fatto le riforme. Beh, l'ha mica fatto per l'Italia, l'ha fatto per tutti, insomma... No, non è mica l'unica l'Italia, no, certo. Tra i paesi in difficoltà che ha fatto le riforme, perché la Spagna le ha fatte e le ha fatte forse anche dal punto di vista, per esempio... Ma perché non le chiamate contro riforme? Perché sono contro riforme, non riforme. Le riforme di solito si va nel meglio, non in peggio. No, diamo i nomi alle cose. Io qui le dico questo. Io veramente spero, credo, confido che queste riforme siano quelle che mettono le basi perché domani si stia meglio. Guardi, Capito, qui c'è un signore che è esodato. Eccolo qua. È esodato e lei mi dice che insomma... Uno dei 65.000 forse, non lo so ancora. Lì c'è un altro. Noi siamo in 65.000 più 55.000, 110.000. 120.000. Per arrivare ai 290.000, io sono tra i fortunati perché sono esodato dalla Telecom, che bene o male, ma tutte le aziende che hanno chiuso, questi che sono arrivati al giorno prima della pensione e si sono trovati senza stipendio, perché non li abbiamo salvaguardati questi? Perché quando abbiamo fatto la riforma nessuno sapeva di questo problema, mi avevano detto, ministro, sono 50.000.
ne abbiamo messi 65 per essere un po' là. È stata un po' una guerra di numeri lì peraltro in quel periodo. Io non è che si figuri, non è che arrivo lì, certo, e poi dico adesso tutti, certo, questi qui li diamo, castighiamo, perché? Dopodiché, ma sa che lei dice 290, ma per esempio le regioni il numero non lo sanno ancora, non me l'hanno ancora detto. Quindi i numeri non è che sono facilmente ricostruibili. Allora, io ho sempre detto, sono alcuni problemi che andranno risolti anche negli anni a venire, perché lei non lavorerà più ed è stato salvaguardato. Ma io non dico esodato, è proprio un termine che non so chi ha inventato, ma è orrendo, e ha contribuito a creare, e ha contribuito, perché fra l'altro le persone erano già fuori quando noi siamo intervenuti, ma senza neanche che ci fosse un registro, per cui uno dice quanti accordi sono stati fatti? Perché tutti quelli che adesso criticano questa riforma, che stavano prima al ministero o nei ministeri, non hanno pensato di fare... Se poi è una guerra tra poveri, tra quelli che hanno avuto l'accordo collettivo rispetto a quelli che delle poste, rispetto al lavoro in CGL, capisco un po' la situazione, insomma, Le mie dichiarazioni, prima che arrivasse il grande frastuono, e quando c'è un grande frastuono e non si riesce più a parlare, certo, perché allora io ho detto qui questa cosa travolge, e cosa succede? Che adesso questa sarà usata strumentalmente nella campagna elettorale. Per cui, certo, il ministro tecnico non... Però è anche la prima volta... Aspetta, che le dico questo. Che noi abbiamo sempre pensato che si sarebbe potuto risolvere con senso pragmatico, sì, e anche con senso di equità. Perché questa non l'ho detto io, l'equità, ma l'ha detto qualcuno. Certo. L'equità consiste nel vedere che se c'è una persona che è uscita con una buona uscita cospicua, e che va anche in pensione con una pensione consistente, non pagata attraverso i suoi contributi, perché questo va detto, certo, non pagata attraverso, certo, i suoi, e ce n'è un'altra che magari ha chiuso l'azienda a Termini Imerese e, perfetto, che non ha la possibilità di lavorare. Benissimo. Allora ci sono due situazioni diverse. Siccome le risorse non sono per tutti, bisogna salvaguardare quello che non ha la possibilità e magari tassare un po' con l'altro. Noi abbiamo visto, sì, ma certo, nel frastuono generale, in questa strumentalizzazione dei problemi che in Italia succede sempre, e allora uno si ritira un po' e dice aspettiamo. Adesso quello che io le dico con molta franchezza, questo problema forse si potrà risolvere non con una controriforma delle pensioni, perché non è questo il modo, perché non è così che si, sì, possono risolvere i problemi, ma distinguendo a man mano che arrivano a maturazione, si cita potrebbe sempre anche Hollande. Andare bene questo. Hollande, sì, ha, sì, salvaguardato 100.000 persone, 100.000. È stata la... 100.000, e poi ha detto a me, scusi, il ministro, sì, Sapin, Michel Sapin, che è il ministro del lavoro, che, sì, ho visto, sì, esattamente quel giorno lì, mi ha detto comunque noi non torniamo indietro rispetto alla riforma delle pensioni fatta dal... È la prima volta che viene fatta una riforma previdenziale senza salvaguardare questi che avevano... No, salvaguardando un numero sbagliato, perfetto, che era quello che è stato detto, salvaguardando un numero sbagliato, ma salvaguardando. Se avessimo avuto l'idea che erano centinaia di migliaia e non lo sappiamo ancora oggi... Beh, ma scusi Ministro, allora... ormai la riforma l'avete fatta un bel po' di mesi fa, ormai insomma, quanto tempo ci vuole per sapere quanti sono quelli che sono in questo... Non so, abbiamo l'informatica... Ho capito, sono individui... Assuma un po' di gente, ma che veniamo a contarli, che li facciamo noi... Cioè... Poi le aziende ci mandano via e, non, e i ragazzi non li assumono con... Ci sono molti accordi individuali... No, no, ho capito, e ma, insomma, ci sono persone ci sarà una maniera sa dov'è c'è uno scontro generazionale tra i giovani che non riescono ad entrare, 47 tipologie di entrate diverse, erano 46, ne abbiamo aggiunta una, siamo arrivati a 47, rispetto alle aziende che ci mandano via. Ma questa non sa, può durare in un paese come... Ascolti, lei lo sa che invece dall'altra parte mi dicono che io ho ridotto le flessibilità, ho immesso troppa rigidità. Sì. Scusi, come si fa a dire, cioè un ministro che sente una parte come la sua che mi dice riduca il numero dei contratti
e l'altra che mi dice aumenti le flessibilità. Un ministro tecnico deve cercare di stare non legato a una parte o all'altra, ma cercare una soluzione che vada bene. Allora aspetti, chiudo la frase. La frase è: noi abbiamo cercato di salvare la flessibilità contrastando la precarietà. Questo è. Io però adesso devo... Come lei non mi dice niente? Stavano parlando loro, no? Io volevo fare una domanda per noi giovani. Questo è un giovane che non può andare a lavorare finché ci sono gli altri. Cosa mi dica di lei? Intanto come si chiama? Jacopo. Piacere. Jacopo, un bellissimo nome. Laureato eccetera, dottorato in filosofia, e non trovo lavoro e l'università è assolutamente chiusa per noi giovani, e le scuole superiori, dopo le varie cose che ha fatto Profumo, lei qua non c'entra ovviamente. No, faremo... Cosa fate per noi giovani se la disoccupazione aumenta, come dicono i dati? Beh, intanto... Molto. Sì, intanto... Poi mandando in pensione la gente più tardi, significa che noi non abbiamo il turnover? Significa che noi non quello possiamo venire assunti realmente. Questo è un discorso a parte che tra l'altro non compete a me. Meglio guardare in alto e sperare, forse, dice lei. No, non ci sono insurrezionalisti, non si preoccupi. E vasi di fiori. Noi non troviamo lavoro e siamo preoccupati. Tutti, cioè non dico solo io con una carriera. No. Qui a Verona. Filosofia. Filosofia è una laurea minoritaria, ovviamente, però lo spocco all'insegnamento sono i migliori manager. Sì, l'abbiamo capita. Sa quanto costa un corso di project management? Costa 5.000-6.000 euro. Questo significa che io devo già averli per... Lei ha detto una cosa giusta. Se non ci sono fabbriche, quella è una cosa giusta. Ma allora questo le fa capire che dobbiamo lavorare perché ci siano anche le fabbriche. Certo. Cioè che ci siano le imprese. Ma ci vuole un progetto del governo che dice facciamo un piano sul lavoro e sviluppiamo. Allora, io spero che lei trovi presto, se non altro, un lavoro a progetto. Ho fatto assegnista di ricerca a progetto e dopo è finito. E dopo mi hanno detto non possiamo assumerla per determinati motivi. Si vada a trovarle un lavoro da qualche altra parte. Assumerla, sa, in università chiaro, solo con corsi, quindi non è che la possono assumere così. Sì, però voglio dire che lei, che ha un dottorato in filosofia, oggi vale molto. Quindi deve... Le assicuro che io faccio delle domande e mi dicono, guardando il mio curriculum, guardi, lei è troppo qualificato per questo lavoro, non ci serve. Lavori normali, cioè non di pretesa alta. E questo può valere per me, ma cioè non sono io il caso in questione, domanda, ma vale per tantissime altre persone. Guardi, Asso Lombarda sta facendo un intelligente accordo di giovani e anziani, si chiama Solidarietà Espansiva. Sì. Solidarietà Espansiva, mandi il suo curriculum. Siamo dentro, anche noi. Dica, voglio... Sa poi cosa le dico? Vedendo che molti sono di noi giovani disoccupati, fanno fatica a trovare lavoro e quindi campano sulle spalle dei genitori, vedere la politica per esempio che ha dei costi spaventosi, gli stipendi dei parlamentari sono spaventosi, gli stipendi da ministro, compreso il suo, non è un'offesa, sono molto alti rispetto ai nostri, ci chiediamo perché lì c'è questo spreco e a noi non abbiamo niente, non viene reinvestito, non vengono tagliate quelle cose e non viene dato a chi ha di meno, anche quello c'è, posso dirle questo, due gradini, come dire. Una cosa che ho fatto subito è che quando è cambiata la formula di calcolo delle pensioni per gli italiani, abbiamo chiesto che cambiasse anche quella dei parlamentari. Mi avevano detto ma lo facciamo dal 2015, io ho detto beh 2015 per gli italiani comincia subito, e si sono convinti. Quindi dal 2012, questo è un piccolo merito che mi attribuisco, dal 2012 le formule di calcolo della pensione anche dei parlamentari e l'età di pensionamento dal 1 gennaio 2012 è diversa e la formula di calcolo è uguale per un lavoratore di un'impresa privata e un parlamentare, se non la cambiano di nuovo dopo. Però quelle cose lì, al di là degli stipendi dei ministri... Che, no, tutto, non è solo lei però o l'altro Parlamento. Ministro. Quello, sono tutti i costi della politica che noi vediamo esosissimi. Le do un'informazione di servizio, allora non faccio una domanda, ma le do un'informazione. Io sono una delle firmatarie di quella lettera che le delegate FIOM le hanno inviato un po' di tempo fa in merito al premio straordinario previsto nel contratto Fiat. L'unica cosa che sono riuscita a strappare è che il periodo di maternità obbligatorio non sia considerata assenza. Quello gliel'ho chiesto e quello mi avevano promesso che l'avrebbero fatto. Perché ho detto non si può, perché altrimenti lì mi sarei arrabbiata. Perché la maternità è un fatto, è un valore
per la società, per le famiglie, quindi non può essere considerata assenza. Allora, le maternità obbligatorie, le confermo che ad oggi, dalle informazioni che ho, che però sono abbastanza recenti e non complete, perché il mese di giugno, insomma, abbiamo dovuto aspettare la fine di luglio per capire se era stato pagato il premio straordinario, mi pare non sia stato pagato. Allora mi arrabbierò, perché questo era quello che mi era stato promesso. Io l'ho informata, dopodiché grazie. Vedremo. Io adesso però scappo. Ministro, una parola. Grazie. Sono un lavoratore dello spettacolo e il settore è stato in uno dei più bei teatri di Verona. Sì, lo so. Il settore del teatro qui a Verona è in crisi, però, perché guardi, abbiamo una tradizione teatrale millenaria, però la fondazione è in brutte acque. Piccola cosa che abbiamo fatto è di estendere l'indennità, l'assegno per l'impiego, quella assicurazione sociale per l'impiego, anche ai lavoratori dello spettacolo. Oggi ce l'hanno grazie alla nostra riforma. È poco, ma è più di zero come era prima. Sì, sì. Forse è proprio quella legge sulle fondazioni ex enti autonomi che crea dei problemi. Buonasera. Arrivederci. Grazie. Comunque raccogliamo le firme.